E ora ascolta perché so che tu puoi ascoltarmi e io ti rivedo in questo istante come se tu fossi apparso davanti con il tuo inimitabile sorriso. Non passa giorno che io non parli di te, non passa giorno che io, guardando i miei vivi, che sono vivi perché tu li hai salvati, non tragga dal tuo esempio una serena forza che mi aiuta a sopportare la mia croce, a compiere meno indegnamente il mio dovere, ad amare meglio di quanto non saprei il Dio. Che c'era il mobiletto con le mentine che dava la nonna. Sì. Mi chiamo Edoardo Semellini, sono il primo dei nipoti di Edoardo Fucherini, il primo dei 15. Io sono Maria, sono nipote di Edoardo e Maria, sono la 15esima e sono figlia di Paola, la loro 7ª figlia. Ci troviamo in San Giovanni in Monte, adesso è una sede universitaria. Ai tempi in cui venne arrestato mio nonno era il carcere di Bologna, il carcere appunto dove lui fu tradotto dopo l'arresto. Il babbo, un po' che ha vissuto solo 37 anni, ma ha fatto tantissimo. Prima ha lavorato nella bottega del padre, poi ha voluto essere, diciamo, più autonomo e rispondere anche alle domande della famiglia che cresceva di numero e di necessità, per cui è diventato prima agente, poi ispettore per l'assicurazione cattolica di Verona. Ha vissuto con me 7 anni, praticamente. I primi 3 o 4 non ero grande così, non capivo niente, adesso nel senso buono. Poi gli viene dato un importante incarico, di cui anche è molto orgoglioso, che è gestire amministrativamente, economicamente, il quotidiano cattolico L'Avvenire, che aveva sede qui a Bologna. Il babbo aveva la R come la mia, ma siccome gli piaceva recitare, e allora non si poteva pensare di recitare con R così, ha tanto lavorato che la mamma diceva che l'R era diventata normale. Nei racconti di mia mamma si trova un Edoardo Fucherini, appunto, affettuosissimo padre di famiglia, che amava giocare con i suoi bambini, e che dedicava loro il tempo. Non tanto tempo, perché era preso da mille impegni lavorativi e non solo, però che quando c'era, c'era davvero. Montava sul piano, come si chiama? Sul tavolo, faceva finta di guidare il treno e noi cantare, a dire delle stupidaggini. E faceva il teatro dei burattini per loro, e si travestiva da donna, si faceva fare i bigodini in testa, cose che a quei tempi, negli anni 30, non era proprio usuale per un padre, che invece era una figura che doveva essere anche autoritaria. In questa sua vita piena, lavoro, le passioni, la vita nella chiesa e la famiglia, inserisce questo elemento destabilizzante sicuramente, ma appunto straordinario, come quello della rete di salvataggio degli ebrei. Ci tengo a sottolineare che è una rete, perché in quella situazione, in quel contesto storico, da soli si riusciva a fare veramente poco. A capo però di questa rete c'erano appunto Edoardo Fucherini e Don Dante Sala. Me la ricordo sto Don Sala, era molto severo, molto, allora i parci erano tutti molto severi, con una canna, delle pacche sulla testa, che non sapeva, bisognava sapere tutto a memoria, erano tempi. Me costante si incanna. Adesso no, dove celebrate? Sotto il tendone. Ancora sotto un tendone? Dopo sì. È così. Sai. Allora Don Sale era un bravissimo parroco, molto attivo. Che cosa ha fatto? Due cose, diciamo, più eclatanti.
ha aggiustato tutta la chiesa. L'altra cosa che ha salvato tanti ebrei, nel senso che con Focherini poi passavano il confine, andavano in Svizzera. Edoardo, proprio per il lavoro che aveva, i contatti che aveva con la stampa, cioè col giornale, era agevolato nella preparazione di documenti falsi. C'era chi per lui rubava le carte d'identità bianche e lui le compilava con dati opportuni. Venivano cambiati i nomi e i cognomi che richiamavano un'origine ebraica e tutto quello che poteva appunto metterli in pericolo. Un ruolo fondamentale ha anche Don Dante Sala, che organizza e raccoglie i piccoli gruppi, di solito ci si trova in stazione a Modena, qui prendono il treno per Milano, da Milano cambiano stazione, vanno alla stazione nord e arrivano a Como, da qui, secondo la testimonianza di Don Sala, o in traghetto o con un taxi arrivano a Cernobbio. Qui c'è una casa disposta ad accoglierli, mettendo ovviamente anche gli abitanti di questa casa, questa famiglia, a rischio di deportazione ad arresto, cosa che peraltro avverrà. Poi, quando è il momento più opportuno e più tranquillo, passano dalla casa a retro verso le vie della montagna, il Monte Bisbino, che è proprio sul confine Italia-Svizzera, e quindi basta arrivare in cima a questa montagna. Mio padre mi ha raccontato che non è stata una cosa semplice, senza scendere nei particolari, perché quando siamo arrivati al confine, non eravamo salvi ancora, perché ci sono stati i militari svizzeri che non volevano lasciarci passare. Io non me ne rendevo conto, ovviamente. E allora papà mio a loro ha detto: sentite, siamo arrivati qui e quindi o ci sparate voi, ma noi indietro non torniamo. Edoardo viene arrestato un sabato mattina, l'11 marzo, portato in questura a Modena e poi viene portato qui, a San Giovanni in Monte. E per lui la priorità è mantenere pensieri da uomo libero. Per Edoardo, prigioniero prima, poi deportato, la scrittura è la sopravvivenza, è la resistenza. Le lettere di Bologna sono tre quarti per Sacchetti, l'amico, a cui raccomanda, chiede, eccetera. E un pezzetto per la moglie. A Fossoli sono lettere alla moglie, ricche, affettuose, personali. Una volta Francesco diceva, Edoardo distingue il bacio alla moglie dal bacio ai bimbi. Non mi ricordo le parole esatte, ma è... Lascio a te i baci che non possono essere che tuoi, dice. Non gliel'hai ancora spiegato bene che tipo di rapporto c'era fra loro due, vero? Ah, per me era una cosa... Non era una cosa umana, vero forse? Sì, vero? Sì. E difatti, è un amore folle. Non è facile da capire. Anche una passione. Deve essere stato quindi molto duro per lui allontanarsi sempre più da casa, perché si rende conto che questa promessa di ritorno diventa sempre più difficile. Lui in questa promessa ci credeva, come in tutte le promesse che ha fatto alla moglie. E d'altra parte, per la moglie Maria, questa forbice che si allarga in chilometri diventa anche sempre più solitudine e dover trovare in se stessa gli strumenti per affrontare da sola con sette figli la guerra, i bombardamenti e il pensiero sempre più grande e pesante di un marito lontano. Ricordo quell'ormai lontano 11 marzo. Dopo il fischio del treno, mi aspettavo di sentire le grida festose dei bimbi per il tuo ritorno. E invece tutto silenzio. Maria carissima, ti giungerà questa mia? Spero tanto, come spero che tu e tutta la nidiata di bimbi stiano in salute, come li desidera il mio cuore. Devo farmi forza, anche se nell'animo non è che tristezza e sconforto, perché sette piccoli mi sono d'intorno. Talvolta ho l'impressione di dovermi rimproverare qualcosa, di sentire l'accorato interrogativo tuo e dei piccoli che pesano come tremendo rimprovero. Più ci penso e meno trovo di che cosa ti si possa rimproverare. E vorrei poter parlare con chi ha la tua causa in mano per gridarglielo forte. In ogni momento saremo in comunicazione, come lo siamo ora, forse di più, che la distanza agirà inversamente sui nostri cuori.
La lontananza fisica sarà superata. L'unione spirituale sarà così intima, così profonda, così sentita, che quella scomparirà. Ormai tutto tace nella casa dopo la giornata. Fra poche ore altri compagni ci lasceranno per nuove sedi. E nel silenzio della notte, che si intravede con la sua stellata, ti ho più vicina. Direi che ti sento, direi che ti vedo qui a scrivermi. Non temere per noi, non pensar male e abbi fiducia, tanta fiducia. Passerà anche questo periodo e finalmente splenderà il sole. Arrivederci, Mariolina. A fra non molto. Tutti i baci che ti vorrei dare li getto qui con violenza, quasi con rabbia di impotenza, a gridarti che contro tutti e tutto ti sono più vicino ancora. Parlami di tua mamma. Tua mamma com'era? La mamma è eccezionale, eccezionale. Tirare avanti la baracca per 7 persone senza un soldo, senza un soldo. Perché non poteva mica... Oppure, sì, facevo un po' di cose, di maglie. Di lavoro a maglie, sì. Si cuciva delle maglie. A Carpi c'era quel lavoro lì. Le amiche della mamma diceva: sì Maria, tu hai sofferto, tu soffri tutti i sacrifici tu hai del lavoro. Però hai dei figli bravi, dei figli che obbediscono, dei figli che hanno voglia di fare al mondo. Mia madre rispondeva, si vede che Odoardo guarda giù, non si attribuiva nessun merito. Però io non mi ricordo neanche la mamma sempre così triste. La mamma è stata molto brava anche per quello, ne parlava sempre, lo ricordava sempre. Mio carissimo Odoardo, ancora una volta è domenica e il pensiero corre alle tante domeniche trascorse accanto a te, quando la tua presenza dava una particolare nota di festa a quel giorno per la felicità mia e dei piccoli. Non sembra domenica oggi, dicevano questi, quando qualche volta eri assente e c'era realmente un qualcosa di diverso, di triste per questa tua assenza. Ci volevi tu per rendere veramente festa la festa. Ci volevi tu con la tua allegria, coi tuoi canti, coi tuoi giochi, con le tue affettuosità. E ora, quante domeniche ormai sono trascorse senza di te? La vita continua nello stesso modo, è vero, ma quanta tristezza, quanta nostalgia, quanto dolore. In mezzo a tutto questo, un piccolo faro di luce, un piccolo punto luminoso, la speranza del ritorno, delle ore felici, di tranquillità e d'amore. Speranza? No, certezza. Certezza in un domani migliore. Se ci mancasse questa, chi, che cosa potrebbe sostenerci?